a tutti amici di Golf Project, siamo alla terza Buca Par 3 Challenge. Allora, ricapitoliamo. Allora, siamo a Golf Club Gogogno, siamo sul percorso Bonora, stiamo facendo una gara di par 3. La prima buca l'ha vinta Ale con un grande par, la seconda l'abbiamo pareggiata con un grande par di salvataggio. Abbiamo saltato la buca 13 perché è la buca bellissima e quindi vogliamo farvi vedere la chicca dopo. Poi siamo alla buca 16. E com'è sta buca? È una buca di 188 metri dalla piastra dei Black Tee, quelli super indietro per i giocatori veramente forti e super esperti. E è un par 3 con un green abbastanza grande, però difeso da un bunker gigantesco a sinistra, molto profondo, e anche un altro bunker a destra. Ovviamente bisogna assolutamente andare in green oppure restare leggermente corti sulla destra, evitare assolutamente il bunker di sinistra perché è difficile. Leggero vento contro, 177 metri all'asta, per me è un ferro 5. Quindi ragazzi, ferro 5 per me, cerchiamo di metterla in green per mettere pressione al grande bat. Tra il bunker di sinistra e il green di destra, sul bordo praticamente, avrò un approccino. Non era neanche tanto male, altezza perfetta, si è chiusa leggermente. Ma adesso tocca a te. Allora Paolo, tocca a te. Allora ci siamo, ferro 5 anch'io, c'è un leggero vento contro. Mi terrò appena appena sul lato destro che è un po' più sguarnito da bunker e speriamo di batterti. Dritta, palla dritta come un fuso. Dritta perfetta, Pizzo. Ragazzi, boom. Palla in asta. Ecco Pizzo che si appresta. Guardate la mia palla dov'è, tra il bunker e il green praticamente. Vabbè, mi tocca fare un bel approccio in discesa tra l'altro. Interessante. Con tutto il green in discesa, quindi ho pochissimo spazio. E quindi qua l'unico modo per far fermare la palla è aprire la faccia del bastone. Assolutamente sì. E fare sì. Un flop shot. Vediamo com'è messa. Eh sì. Quindi qua vai di flop. Colpo soft, inizio green. E poi la pendenza del green farà il resto. Che flop, grande. Guardate floppata. Voi! Non ci credo quasi in buca. Bravo Pizzo. Allora, guardiamo la palla del grande Paolo. Allora, che ferro 5 l'ho scoccato troppo bene. Troppo bene, ci voleva un bel ferro 6, eh? Sì, ci vuole un ferro 6. Quindi però... ragazzi, una bella pendenza. Cioè, allora, c'è una super pendenza, quindi... Qua c'è un cappuccio trovato. Grazie. L'importante è la forza. Pendenza pende un po' a destra, quindi l'importante è arrivare alla buca. Vediamo. Attenzione, attenzione, seguiamo la palla, attenzione, si è provato! Quasi, ci ho provato, dovevo pareggiare questa sfida. E invece qua c'è ancora del sudore, eh. Ragazzi, non è finita, togliamo l'asta per sicurezza. Beh. Ripulita la pallina per sicurezza. Dai, mi metto qua, così vedono il putt in linea. Direi che è abbastanza dritto, vediamo se è in buco. Devo bucare. Yes! Devo portare Pizzi all'ultima, Pizzi! Ale, questa è la classica formalità. Non voglio gufartela perché so che sei forte in questi putt. Diamolo! Yes! E Pizzi c'è ragazzi, Pizzi c'è. Ragazzi, pareggio, pareggio. E quindi si fa tutta l'ultima buca. Sì, ultima buca, posso vincerla e finire la sfida in parità. Pareggio. E quindi fare un altro spareggio. Esatto, ancora come vediamo. L'ultimo skin game challenge oppure vinco io oppure vince lui. Buca 12 quindi, ragazzi, anzi buca 13, scusate, buca 13 par 3 tostissimo, lo vedrete. Perfetto.